magari quelli un po' più complessi. Allora, qui cosa posso fare? La prima cosa che conviene fare, come vi dicevo anche nell'altro video, poi anche in classe, è sistemare le equazioni in modo che scompaiano i termini frazionari. Quindi qua moltiplico tutto per 2 e isolo già la x, quindi ottengo x uguale a 6 più 2y, ok? E anche qua moltiplico tutto per 3 e quindi ottengo 3x più, no, sì, portiamo già più y uguale a 11. Vedete, ho isolato già la x, questa la vado a sostituire qui dentro, quindi andrò a fare 3 per 6 più 2y più y uguale a 11, ok? Quindi se faccio i conti ottengo 7y di là meno 7 e quindi y uguale a meno 1, y uguale a meno 1, la sostituisco in una delle due, ad esempio qui, quindi diventa 12, 3x uguale a 12. E quindi x uguale a 4. Quindi la soluzione in questo caso è 4 meno 1. Poi, no, ho sbagliato. Ecco questo qui. Ok. Allora, andiamo a fare un po' di conti. Questi non hanno frazioni, quindi siamo comodi. 2x, x si semplificano, quindi viene fuori 2x. Questo è meno 8y. 7 1, è uguale a 7 e qui ho x meno 4y uguale a 8. Ok, guardate un attimo. No, facciamo in due modi. Uso la sostituzione, quindi n 4y più 8 e questa la sostituisco qui dentro. Quindi viene 2 per 4y più 8 meno 8y uguale a 7, quindi 8y più 16 meno 8y uguale a 7. Questo va via, rimane 16 uguale a 7. Già da questo capisco che è impossibile. Invece di fare i conti, io vi consiglio sempre di fare quello che faccio ora. Quando vedete che ci sono delle somiglianze fra le x e le y, mettetele in forma esplicita le rette, cioè qua ad esempio avete meno 8y, quindi se isolo la y, ok, ottengo y uguale a 2 ottavi x meno 7 ottavi. Faccio lo stesso anche qui e quindi viene fuori y uguale a x quarti meno 8 quarti. Perché faccio questo? Perché ora se faccio le semplificazioni, vedete che ottengo delle rette che hanno lo stesso coefficiente angolare, ma sono rette diverse perché qua l'ordinata all'origine è diversa. Se hanno lo stesso coefficiente angolare, le rette sono parallele, non coincidenti, e quindi il sistema è impossibile. Così non ho dovuto neanche fare i conti. Ok? Ok, proseguiamo. Anche qua vado a moltiplicare subito per eliminare il denominatore, quindi qua è 3, 2, 9, moltiplico tutto per 18, quindi se moltiplicate tutto per 18 ottenete 12x più 6y meno 9x meno 9y uguale a 8, sotto posso moltiplicare tutto per 10, ottengo 7 più 6x più 3y uguale a 60x meno 35. Se andiamo avanti a fare un po' di conti, avrò 3x meno 3y uguale a 8, giusto? Sì. E 6x meno 60x più 3y uguale a meno 35 meno 7, e qua allora ottengo 3x meno 3y uguale a 8,
meno 54x più 3y uguale a meno 42, eccolo qua. Qui posso sfruttare il fatto che ho meno 3y e più 3y, no? Perché posso sommare equazione ad equazione, perché vedete ho meno 3y e più 3y, quindi sommo la prima equazione alla seconda membro a membro. Quindi quello che succede è che quello che ottengo, diciamo, come passaggio, come equazione, 3x, 3y, meno 3y e più 3y vanno via. Ottengo meno 51x uguale a meno 34 e quindi ottengo che x è uguale a 34 51esimi. Questa x qui la vado a sostituire all'interno di una equazione, conviene forse in questa, ok? Però magari provo un attimo a semplificare perché sicuramente il 51 lo posso dividere per 17, giusto? Perché fa 3. Quello che è, quindi viene che x in realtà è 2 terzi. Quindi non vado a complicarmi la vita, la sostituisco al posto di questo, quindi 3 per 2 terzi meno 3y uguale a 8 e quindi ottengo y uguale a meno 2. Quindi la soluzione è 2 terzi meno 2. Poi vediamone un'altra, anche qui andiamo a... Ah no, stavo per dire, non è una qualsiasi, perché se vedete la seconda equazione è un'equazione frazionaria, che può capitare di avere a sistema un'equazione frazionaria. Ora, la prima cosa da fare, perché questa cosa esista, è porre una CE, cioè porre che x più 1 sia diverso da 0. E quindi x diverso da meno 1. Ok? Ora riscriviamo il sistema in forma più leggibile, quindi denominatore comune per quanto riguarda la prima dovrebbe essere 36. Se moltiplico tutto per 36, la prima equazione, ottengo 4x meno 8y più 18y uguale a 27x meno 36y meno 138. Faccio il denominatore comune anche nella seconda e moltiplico tutto per il denominatore comune ora che ho posto le CE. E quindi ottengo 12x meno 6y più 3 uguale a 13x più 13. Ora andiamo a fare un po' di conti, alla fine si tratta solo di questo, sistemi lineari per quanto riguarda l'applicazione algebrica, fare una marea di conti. Quindi viene 23x di qua, meno 40, scriviamolo, 23x meno 46y uguale a 138, giusto? Perché x, sì, viene meno 23, moltiplico tutto per meno 1, è giusto 138, e qui invece 12, 13, ok, quindi x più 6y uguale a meno 10. Ok, arrivato qui, posso semplificare ancora? 3,46, magari 138 è divisibile per 23, 23 per 6 per 3, 18, sì, giusto, ok, quindi ho x meno 2y uguale a 6 e x più 6y uguale a meno 10. Arrivato qui posso usare la sostituzione, perché mi sembra, oddio, anche il confronto, forse conviene fare il confronto. La sostituzione, guardate, ho x e x, faccio una sottrazione, quindi facendo una sottrazione ottengo meno 2y meno 6y uguale a 6 più 10, meno meno ricordatevi,
E se faccio i conti ottengo meno 8y uguale a 16, che porta ad avere y uguale a meno 2. Questa la prendo, la sostituisco qui. Quello che ottengo allora è x, questo meno 12, niente, diventa 2. Ok, quindi la soluzione è 2 meno 2. Ok. Vediamo in un'altra dove ci sono due equazioni frazionarie. Partiamo dalla prima, la CE della prima, qui scompongo a x meno y per x più y, no? Diverso da 0, ottengo x diverso da y come condizione e x diversa da meno y, giusto? Vuol dire che le x devono essere diverse dalle y o da meno y. Mentre invece la seconda equazione mi dà y diverso da 0. Quindi queste sono tutte le CE di questo sistema. Fatto questo, posso andare a, diciamo, portare a eliminare i denominatori, qui il denominatore comune è già lui. Quello che ottengo nel primo passaggio è che qui moltiplico tutto per questo denominatore, idem sotto per y, no? Quindi quello che ottengo sarà 10 meno 2x più 2y uguale a 5x più 5y. Sotto moltiplico tutto per y invece, quindi xy meno y uguale a xy più 2x meno 3. Quindi faccio i conti. 7x più 3y uguale a 10, 2x più y uguale a 3. Cosa posso fare? Beh, la sostituzione ad esempio, perché ho già y, sì. Quindi y uguale a 3 meno 2x. Vado a sostituire e quindi ottengo 7x più 3 per 3 meno 2x uguale a 10. Quindi 7x più 9 meno 6x uguale a 10. Quindi x uguale a 10 meno 9 è 1. Sostituisco x uguale a 1, ad esempio qui dentro, e quindi ottengo y uguale a 1. Quindi la coppia che è soluzione è 1, 1. Ma bisogna confrontare ciò che si ottiene con le CE. In realtà dovevamo farlo anche prima. Cioè, non l'ho fatto, è andata bene perché non era in contrasto, ma sono dimenticato. Qua invece le confronto e in realtà non va bene perché vedete che ho x e y che sono uguali fra di loro. In realtà devono essere diverse. Quindi, poiché viola le CE, pensateci, se qua fosse 1 e 1, farebbe 0 questo denominatore, no? Per questo motivo il sistema è impossibile.